Ciao a tutti. Allora, piccolo aggiornamento, oggi è l'11 dicembre e nulla, per il momento volevo appunto aggiornarvi sul fatto che dopo aver tolto il cerotto della punta è passato neanche un giorno che il naso si è praticamente gonfiato in una maniera, non dico spaventosa, però importante. E ho deciso da me di, insomma, rimettere subito, ricorrere ai ripari, insomma, di correre ai ripari, mettendo nuovamente il cerotto anche sulla punta. Quindi nulla, per quanto mi sforzi di autoconvincermi nelle cose, a quanto pare non lo faccio a sufficienza. Devo vedere di convincermi ancora un po' di più che devo portare pazienza, ragazzi, bisogna portare pazienza. Fate come me, col sorriso ormai praticamente sono diventati parte di me questi cerotti, quasi non dico che mi preoccupa, però mi intimorisce l'idea di toglierli, perché per il momento comincio a sentirmi a mio agio, quindi questa credo che sia una nota negativa di tutta la questione, perché arrivare a sentirsi a proprio agio con il cerotto vuol dire che poi dovrò impiegare tipo altri 3 mesi per sentirmi a mio agio anche senza cerotto. Però vabbè, per il momento è così e ci accontentiamo. Dai, vi aggiorno nei prossimi giorni più avanti. Un bacio, ciao. Ciao a tutti. Allora, oggi è il 9 gennaio, quindi come già sapete è il giorno del terzo controllo, quindi vediamo se finalmente mi toglie questi cerotti, anche se ho poche speranze in merito. Praticamente siamo partiti che era estate, siamo arrivati che è inverno e io sono ancora così. Va bene, vi faccio sapere dopo l'appuntamento. Dai, un bacio a tutti. Ciao! Allora, indovinate di nuovo? Ta-da! Questa volta sono senza cerotti, ma non vi illudete perché è un falso allarme, domani me li dovrò rimettere. Stenterete a crederci, ma è così. Li ha tolti giusto perché mi ha trovato la pelle molto arrossata e quindi mi ha detto che era bene che prendesse un po' d'aria, insomma, per fare rinfrescare un po' la pelle del naso. Domani mi devo rimettere i cerotti. E la cosa che però sono un po' demoralizzata, sono un po' triste di questo, è che ho avuto delle risposte concrete in merito a questo gonfiore che ho sul lato destro e non sul lato sinistro. Cosa che io speravo, insomma, fosse gonfiore, che quindi bastava avere del tempo per far sì che andasse via, e invece no. Nel senso che per la prima volta l'ha visto anche lui e mi ha ammesso che potrebbe, è facile insomma che sia della cartilagine che andrà rimossa. Quindi sicuramente non ancora adesso, perché dice che ancora si deve sgonfiare, deve passare ancora del tempo e quindi rivaluteremo magari più in primavera questo micro ritocco che ancora non ho ben capito come funziona. Però mi ha detto che veramente è una cosa da niente, con anestesia locale, poi a quanto pare non lo so, con un ago, non so bene come, però si potrebbe andare a rimuovere. Quello che un po' comunque mi spaventa anche è non tanto il fatto di doverlo fare questo ritocco, ma anche una spesa, perché comunque avevo messo in preventivo sì la spesa dell'intervento, l'ho fatto. E ok, però adesso un ritocco non era in preventivo e quindi mi lascia un po' così. Non lo so, vedremo, vi farò sapere poi come andrà a finire. Il prossimo appuntamento quindi ce l'ho tra un mese, quindi dovrò comunque sicuramente arriverò in primavera io che avrò ancora i cerotti, cioè sicuro come l'oro. E adesso il prossimo appuntamento è il 6 febbraio, quindi tra un mese, e quindi per ancora un mese riporterò i cerotti. Quindi oggi mi ha fatto il regalo, no, di dimostrarlo al mondo. Poi da domani tornerà in caverna. Va bene, vi mando un bacio di nuovo a tutti e ci aggiorniamo presto, ok? Ciao!